Ciao, sono Erika Cocetta, F&B Manager e ideatrice del metodo Master Restaurant. Master Restaurant è una società specializzata nel trasformare i ristoratori in imprenditori della ristorazione. Oggi vorrei parlarti di 5 modi semplici per interrompere la dinamica dell'incolpare gli altri. Non è raro, infatti, per me entrare in consulenza nei ristoranti e dopo i primi 15 minuti di chiacchierata iniziare a notare sempre la stessa dinamica. Il ristoratore e lo staff che giocano al gioco della colpa. Puntare il dito è molto facile e d'altra parte assumersi la responsabilità di aver sbagliato qualcosa è davvero, davvero difficile, a tutti i livelli poi. Se vuoi ricevere degli aggiornamenti da parte nostra, clicca sul pulsante qui rosso iscriviti e assicurati di aver cliccato anche sulla campanellina per ricevere una notifica non appena sforniamo dei contenuti utili per te, ristoratore. Ora tornando a noi. Durante le mie consulenze e anche nella gestione delle mie altre attività, mi accorgo spesso che le persone rimangono un po' bloccate nel mezzo di questo giochino, no? dell'incolpare l'altro. E forse anche tu in questo momento ti trovi proprio nel bel mezzo di una di queste dinamiche. Forse né tu né una delle persone in gioco volete assumervi la responsabilità di ciò che sta succedendo. O forse siete semplicemente stufi. Tu in particolare ti senti stufo? Perché ti rendi conto che, o meglio, provi, senti che nessuno mai si assume la responsabilità di ciò che sta accadendo all'interno del tuo ristorante. Ma il punto è proprio questo: non appena tu inizi a puntare il dito verso qualcuno, tutti ci perdete. Non ci sono mai né vincitori né vinti in questo maledetto gioco della colpa. Allora, per insegnare il processo di assumersi la responsabilità, non puoi far altro che partire dal mostrare ai tuoi ragazzi come dovrebbero comportarsi loro stessi. A volte basterebbe semplicemente muoversi per prima, fare il passo prima di loro. E lo so che si fa un sacco di fatica, lo so che è frustrante, lo so che spesso lo si vive come una ingiustizia, lo so che spesso ci ripetiamo ma te l'ho detto mille volte, eppure l'unico modo che hai per risolvere questo nodo è proprio essere l'esempio vivente del tipo di comportamento che vorresti vedere attorno a te. Allora come si fa? Come si fa ad uscire dalla mitica dinamica del gioco della colpa? Come si interrompe il ciclo delle colpe? Eckhart Tolle diceva che ogni volta che ti succede qualcosa di negativo c'è lì sotto una profonda lezione per te da imparare. Il mondo che vedi, infatti, è quello che hai creato tu. E lasciamo un attimino che questo concetto si depositi per un secondo nella tua mente. Il mondo che vedi è quello che hai creato tu. Il ciclo della colpa tende a verificarsi quando lottiamo noi stessi per interiorizzare e assumerci la responsabilità delle nostre azioni e sentimenti. Quello che stiamo facendo è cercare di trovare qualcosa di esterno a cui attaccare i nostri sentimenti, e questo atteggiamento non funziona mai come dovrebbe. Non ci porta da nessuna parte, anzi, si ripresenta e si ripresenta e si ripresenta costantemente nella nostra vita. Ci capita di incolpare gli altri per come è andata a finire la nostra vita, per esempio, e così facendo troviamo sempre alcune cose, alcune persone, quindi le scuse che sono fuori dalla nostra sfera di controllo, a cui possiamo dare la colpa. Eppure se scavi alla fine, la colpa torna sempre dentro nel cerchio di influenza della tua vita, nella sfera di ciò che possiamo cambiare noi di fatto, di come abbiamo reagito noi, di come ad una situazione esterna che ci è capitata. E quindi che se ne dica, e per quanto possiamo cercare la colpa fuori di noi, la staffetta di questa colpa torna sempre nelle nostre mani. Perché la regola è, se vuoi che le cose cambino, devi essere il primo a cambiare. Mi rendo conto che quando i ristoratori prendono una consulenza con me pensano che la cosa si risolva come per magia, con una bacchetta magica, chiamiamo Erika e il suo staff, e dicono in 3 mesi le cose si risolvono. E invece se anche i risultati di business migliorano velocemente, il cambiamento vero e profondo abbiamo notato che è un processo lungo. Per alcuni potrebbe richiedere anche un serio approfondimento del suo passato e persino dell'infanzia. Solo che qui non abbiamo tempo e allora prendiamo insieme una scorciatoia. Infatti ti vorrei riassumere in 5 semplici passi quello che potresti fare tu da subito per iniziare a interrompere questa dinamica della gestione del passaggio delle colpe. Quindi prima di tutto, numero 1, cerca di capire te stesso. Incolpare è un metodo che tutti abbiamo e che tutti utilizziamo come meccanismo istintivo e protettivo, perché fa male rendersi conto che qualcosa è successa per colpa tua.
soprattutto se non sei soddisfatto del risultato. Tu impari invece a guardare dentro di te invece di guardare fuori. Perché sei così veloce ad incolpare qualcun altro? Cosa ti impedisce di interiorizzare determinate cose? A volte basta una chiacchierata, a volte serve una terapia seria per arrivare al nocciolo della questione. Nessuno di noi sfugge alle esperienze avute durante il nostro passato, durante la nostra infanzia, e più avanzo con l'età, più presto attenzione a quello e a come le persone mi dicono le cose, e più mi rendo conto che tutti noi prima o poi dobbiamo fare i conti con i mostri del nostro passato. Alcuni li affrontano con maturità e altri non li affrontano mai. Noi abbiamo il privilegio di parlare con tutti gli imprenditori con cui veniamo in contatto e siccome il mindset è frutto delle nostre esperienze, per poter cambiare questo, il mindset, bisogna prima di tutto guardare ai mostri che abbiamo dentro e decidere che cosa farne di essi. Punto numero due, impara a usare l'empatia. Ognuno di noi ha dei sentimenti e quando qualcuno si prende veramente cura di qualcun altro, dice le cose in modo particolare, ci pensa, si ferma un attimo, non usa mai un tono o un modo per ferire l'altra persona. Altra cosa davvero difficile da fare all'interno del ristorante e a volte veramente inevitabile, ma ci sono anche le eccezioni. In altre parole, tu devi imparare a lasciar cadere il tuo ego, mettere giù la spada e sforzarti di capire. Potresti avere l'impressione che stai facendo qualcosa di sbagliato contro te stesso, contro i tuoi valori e questa cosa genera un sacco di frustrazione, lo so. Eppure capire il punto di vista di qualcun altro è una delle cose migliori che tu possa fare. Quante cose si imparano poi dagli errori? Pensa che già solo analizzando il rapporto titolare-membri dello staff vengono fuori le risposte per una nuova stagione di assunzioni del nuovo personale. È già perché ti rendi conto, ti rendi consapevole dell'errore che magari hai fatto o che continui a fare quando selezioni il tuo personale e che adesso, appunto perché ne sei più consapevole, puoi migliorare. E quindi questa staffetta passa nelle tue mani, diciamo, nella tua sfera di responsabilità delle cose che puoi cambiare. E quindi non ti puoi più permettere di rifare lo stesso errore per l'ennesima volta. Mettersi poi nei panni dell'altro può aiutarti anche a comprendere quanti muri di supposizione spesso costruiamo come imprenditori. Ma io pensavo che, ma suppongo che se gliel'ho detto, ma presupponevo che lo sapessi. Immaginavo che dopo 2 mesi di lavoro con me tu l'avessi capito. Quante volte ragioniamo così? E solo così riuscirai a raggiungere un terreno comune in cui la colpa non ha più posto. Punto numero 3. Sii responsabile delle tue azioni. A casa mia si diceva bisogna essere in due per ballare il tango. E infatti spesso la verità si trova proprio nel mezzo. Prova a guardare la situazione anche dalla prospettiva del tuo personale. La responsabilità raramente sta tutta dalla parte di chi secondo te ha la colpa, che possa essere tu o possa essere il tuo staff. Quindi prima di puntare il dito in ognuna delle due direzioni, prova ad analizzare il tuo atteggiamento e chiediti dove potrei migliorare, cosa avrei potuto fare meglio. Di solito qualcosina, seppur piccola, la trovi. Nessuno di noi è perfetto. Punto numero 4. Guarda il problema come una squadra. Cerchiamo di abbandonare l'atteggiamento del tu contro me e io contro te. E proviamo invece a decifrare il problema. E una volta che abbiamo definito il problema, non continuiamo a guardarlo. Cerchiamo subito di trovare un modo per risolverlo, chiedendoci come si può risolvere velocemente questa cosa per il benessere del nostro cliente. Devi imparare ad affrontare i problemi come farebbe una squadra che si ferma a cercare le soluzioni, anziché come se fossi il membro della squadra avversaria, ok? Punto numero 5, prenditi un momento per respirare. Anche questa cosa è venuta fuori proprio all'interno di una consulenza. Perché quando siamo nel picco dell'emozione è tutto più difficile, soprattutto sul lavoro, dove la prestazione è ai massimi livelli e nel tempo strizzato di 2 ore dovete rendere veramente il massimo. Quindi va bene arrabbiarsi, riconosciamo questa emozione, ma è anche importante come gestisci questa arrabbiatura, come gestisci questa emozione. Non è raro vedere, infatti, sentire dei titolari che rimproverano i propri membri dello staff proprio davanti ai clienti. Questa cosa non va benissimo. E anche se non li rimproverano con le parole, viene fuori dalla loro mimica facciale, viene fuori dai loro gesti, dai loro sguardi, viene fuori dai loro pori la voglia di ammazzarli all'istante. E i clienti questa cosa la notano. E questo fa male non soltanto al tuo business, ma fa male soprattutto alla tua reputazione. Se ti senti che ti sta salendo l'embolo, quindi girati. Togli lo sguardo dalla situazione,
Conta fino a 10, respira e riprendi a lavorare pensando che, come al solito, risolverai anche questa. Con un respiratore in particolare molto reattivo, abbiamo risolto proprio così. E questa soluzione l'ha tirata fuori proprio lui stesso. Ha deciso che quando si sente salire l'embolo, si girerà e scriverà immediatamente quello che ha visto. Questo gli serve per buttare fuori tutto quello che pensa dell'altra persona, annotare il problema. E poi lui si è autoimposto di stare zitto sul momento e di parlarne con la persona direttamente interessata soltanto alla riunione di fine servizio. Così avrà il tempo di sbollire e di dire le cose magari un po' più a modo. E noi abbiamo aggiunto prima della riunione: mettiti anche dalla parte del tuo ragazzo che ha sbagliato e cerca di guardare il problema dalla sua prospettiva. Che cosa gli era mancato quando ha fatto questo errore? Perché ha fatto questo errore? E poi gli abbiamo anche consigliato di scrivere 3 o 4 soluzioni per poter fare meglio la prossima volta. Come si interrompe quindi il gioco delle colpe dentro lo staff? Non lavorare mai per costruire un caso contro uno dei membri dello staff. Lascia andare, a volte le cose si risolvono anche da sole. E spesso il perdono fa molta più strada dell'accusa. Tu resta sempre calmo, pratica l'autoriflessione, usa la compassione anziché la frustrazione. E comunica i tuoi sentimenti invece di incolpare. Spesso dire mi sento arrabbiato, mi sento male, mi sento infuriato, mi sento frustrato quando succede bah 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 è molto meglio di dire mi fai arrabbiare quando tu, perché quando dici tu, spesso dall'altra parte viene interpretato come un'accusa personale. Quindi la felicità a te, ristoratore, arriva quando smetti di giocare al gioco delle colpe. Quando dai le colpe agli altri, scarichi sugli altri il controllo della tua felicità. Stai facendo questo, stai usando questo giochino e quindi ti ritroverai sempre nella difficoltà di lasciare nelle mani degli altri la tua felicità. Perché questa dipenderà soltanto da come loro si comporteranno nei tuoi confronti e nei confronti del tuo business. Riprenditi quindi questo tuo potere, guarda te stesso e cerca di concentrarti sul cambiare te stesso rispetto al cambiare gli altri. Ampiamente nel mondo della formazione si usa il termine cambia te stesso. Eppure in questi anni ho capito che si tratta piuttosto di espandersi, si tratta di diventare migliori, più saggi, ancora più bravi a destreggiarsi dove gli altri hanno soltanto uno o due strumenti, uno o due modi per uscirne. Si tratta di avere una valigetta piena di strumenti, molti di più di quelli che hanno la maggior parte delle persone e quindi tu avrai molte più possibilità di gestione delle situazioni. Con maggiore facilità, con maggiori competenze, con maggiori conoscenze, con maggiori consapevolezze. Quindi per te è sempre un arricchimento, non stai cambiando, ti stai espandendo, stanno aumentando le tue capacità di reazione. Ed è questa cosa che ti farà diventare un leader migliore e le tue frustrazioni diventeranno motivo di apprendimento per gli altri, perché il tuo modo di reagire spaccherà i meccanismi e le dinamiche solite che hanno gli altri. Tutti si aspetterebbero che tu reagissi in una certa maniera, e invece niente. È questo il momento in cui nasce in genere in chi ti sta vicino la curiosità di diventare come te, di saper gestire le emozioni come te, di voler saperne di più, di crescere. È lì che succede la magia.